Buongiorno a tutti, sono Pietro Bruno, vengo dall'Italia, da Roma. E oggi è il 1° settembre e mi trovo qui di fronte al mausoleo di Amir Timur. E sono in Uzbekistan dal 20 agosto, perciò oggi è il mio 12° giorno di viaggio. Il 5 settembre è previsto il mio ritorno a Roma. Sono un viaggiatore, nel senso che con amici o con la famiglia ho sempre viaggiato una volta all'anno. L'Asia è il mio punto di riferimento. Sono venuto in Uzbekistan perché, attirato dalle letture fatte sulla Via della Seta, e devo dire che il paese non mi ha deluso. È un paese molto bello, forse paragonabile al viaggio che ho fatto in Iran, molto interessante. La gente è bella, accogliente, i sovietici hanno portato quella punta di ateismo per cui la religione è libera ed è una cosa che nel mondo islamico è molto interessante, e le città sono veramente fantastiche. Khiva, Samarkanda, Bukhara, che ho visto fino ad oggi, domani andrò a Tashkent e nella valle di Fergana. Sono città molto belle, Samarkand e Bukhara fantastiche, per cui consiglio vivamente questo viaggio. Allora, cosa significa viaggiare nell'era del Covid, quando il Covid ancora non è stato del tutto debellato? Già l'anno scorso avevamo organizzato questo viaggio e siamo stati costretti a farlo saltare perché sono saltati tutti gli aerei e l'agenzia ce l'ha sconsigliato di venire, per cui l'abbiamo cancellato. Quest'anno avevamo proprio voglia di partire perché un anno senza viaggi si sentiva, e perciò eravamo intenzionati a partire. Eravamo vaccinati, siamo vaccinati entrambi, viaggio con la famiglia, con mia moglie e mio figlio di 12 anni. Abbiamo vaccinato pure mio figlio di 12 anni. Le restrizioni, le richieste sia per la Turchia, dove facciamo scalo, che per l'Uzbekistan, era avere un test PCR negativo. Il rischio che vedevamo era giusto se puta caso dovessimo contagiarsi qui, abbiamo problemi a riprendere l'aereo e ritornare a casa, ma è un rischio calcolabile. L'unico neo è stato che dal 30 luglio l'Uzbekistan richiede che per i paesi in zona rossa o gialla, tra cui l'Italia, una quarantena di 14 giorni nel posto d'arrivo. Ci siamo informati sia con l'agenzia che con conoscenti che vivevano in Uzbekistan che non era una cosa che veniva seguita, e abbiamo deciso di rischiare. Per dire la verità, nessuno ci ha mai controllato. Abbiamo dovuto firmare un foglio per cui saremmo rimasti 14 giorni in isolamento fiduciario, ma lo abbiamo praticamente non considerato, non rispettato, e nessuno ci ha mai fermato durante il nostro viaggio. Per cui fino ad ora nessun tipo di problema di questo tipo. Il paese sembra tranquillo con il Covid, la mascherina è più o meno utilizzata, facendo domande ai cittadini sembra che quasi tutti siano vaccinati. Non si hanno notizie ufficiali di come sia la situazione del Covid, ma il paese è rilassato, tranquillo, si viaggia, ci si muove autonomamente molto bene, non ci sono restrizioni di nessun tipo. C'è dall'altra parte il grosso vantaggio: non ci sono turisti. Avrò incontrato durante i miei 12 giorni 10-20 turisti occidentali, non di più, e questo rende il posto autentico come non lo si vedrà mai più, penso. Perciò alla fine della fiera il mio consiglio è certamente venire in Uzbekistan. Il viaggio è possibile, non ci sono restrizioni, finché la situazione rimane questa non vedo problemi. C'è un minimo di rischio comunque, che è normale, ma penso, se uno legge i giornali oggi, anche andare in Sicilia è rischioso in questo periodo. Tanta gente che è andata in Sicilia torna col Covid, per cui forse è più sicuro venire in Uzbekistan che andare in Sicilia. Auguri a tutti, buon viaggio, divertitevi e godetevi questo paese che è veramente bello.